Con la nuova serie 7 è stato introdotto un nuovo layout dell'iMonitor, che richiama quello dell'Info Center Pro posto dietro il volante, esaltandone così i comandi che contraddistinguono da sempre il marchio Deutzfahr. I comandi rispecchiano quelli presenti sul bracciolo Maxcom e sulla plancia destra, secondo la logica dei colori. I vari menu consentono di settare diversi parametri operativi a seconda delle lavorazioni svolte. Vediamo assieme alcune funzioni. Si possono impostare i parametri del sollevatore anteriore e posteriore. Per quanto riguarda i distributori, è possibile settare tempo, flusso e assegnazione dei comandi presenti in cabina. Vi è inoltre la possibilità di settare il sistema ASM in base all'angolo di sterzata e alla velocità di avanzamento. Tra le impostazioni della trasmissione troviamo due memorie giri motore, quattro velocità cruise impostabili, due in avanti e due in retromarcia, richiamabili dai comandi presenti sul Maxcom. Sotto al monitor vi è la possibilità di avere l'MMI per muoversi all'interno dei menu tramite comandi fisici, utili nelle fasi di lavorazione in campo. Sulla nuova serie 7 TTV si può scegliere tra l'iMonitor da 8 o 12 pollici.